Amici di Rete 8, parliamo delle palestre, parliamo di questa attività che ha sofferto molto nei mesi invernali, naturalmente causa Covid, che ora a giugno riparte. Come riparte? Cercheremo di capirlo in questo pomeriggio, partendo dalle Dune, centro fitness a Silvi, con uno degli amministratori che è Marco Riti. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Allora, abbiamo detto che chiaramente l'inverno è stato problematico per la vostra categoria. Ti chiedo quanto avete sofferto. Enrico, abbiamo sofferto tantissimo, abbiamo lavorato veramente ai minimi termini, ci siamo un attimino gestiti con alcuni individuali a livello posturale, un po' di riabilitazione e niente, ci siamo tra virgolette arrangiati in questa maniera. Ovviamente abbiamo sfruttato quando abbiamo avuto la possibilità con il clima alcune lezioni all'esterno, facendo un lavoro di gruppo. Abbiamo comunque cercato di mantenere una base. A giugno sono ripartite le palestre. Ti chiedo come, quali sono le regole principali da seguire, Marco? Guarda Enrico, innanzitutto la risposta è stata super positiva perché abbiamo avuto un ottimo rientro, quindi siamo contenti per questo innanzitutto. Le regole sono quelle vecchie del primo lockdown, tra virgolette, un certo distanziamento, sanificazione su tutti gli attrezzi e ovviamente il distanziamento per evitare gli assembramenti. Il cliente come ha risposto, nel senso, quanta voglia c'era di palestra a giugno? Tantissima. Non è regnato quello scetticismo che pensavamo di avere, invece la risposta è stata veramente positiva, siamo molto contenti. Con le immagini del nostro Diego Martelli stiamo vedendo intanto un po' di attività all'interno della sala di cui sei amministratore. Cosa stiamo vedendo? Stiamo lavorando, ecco, a livello di sala fitness, abbiamo il nostro staff a disposizione, carico, che lavora benissimo, e cerchiamo di personalizzare al massimo i nostri allenamenti. Ti chiedo un'ultima cosa prima di guardare a qualche lavoro all'esterno, perché qui la location è semplicemente fantastica. Marco, qual è la tendenza dell'estate secondo te? L'esercizio oppure il lavoro di gruppo che andrà di più quest'estate? Secondo me un lavoro di gruppo mirato appunto per il relax, il risveglio muscolare, quindi vedo lo yoga, attività posturali e il Pilates come il toccasana per questo insomma nuovo inizio. Allora, in bocca al lupo, buona estate e buon lavoro. Grazie a voi. Dal lavoro dentro la palestra al lavoro esterno con Rita Angelone, che è un'istruttrice delle Dune Fitness. Cosa abbiamo visto, Rita? E tra l'altro mi verrebbe da chiederti se questo era anche un po' il lavoro che vi permetteva di fare qualcosa durante il lockdown. Esatto, infatti noi durante il lockdown, quando si poteva fare, eravamo qui fuori appunto con questi esercizi, che poi sono esercizi funzionali, che vanno appunto a preparare tutto il corpo, quindi usiamo le braccia, le gambe, un po' tutto il corpo, è un lavoro funzionale. Ecco, con le due ragazze che esercizi abbiamo visto? Allora, lì con le due ragazze abbiamo visto degli esercizi, degli addominali con l'uso delle braccia, il sit-up, il Russian con l'uso del kettlebell, che è uno strumento appunto che noi usiamo anche per fare la funzionale. E quindi abbiamo visto anche il sumo, lo squat, tutto ciò che ha a che fare con tutte le parti e i gruppi muscolari del corpo. È più difficile fare una lezione di questo tipo o avere un istruttore come Marco al fianco che controlla con questo sguardo cattivo? Dipende anche da quanto sono allenate, da tanti fattori. Pensavo avesse più paura Marco. No. Oddio, il nostro lavoro è diverso da quello della sala, come ti ripeto. E quindi qui andiamo a utilizzare tutti i muscoli, facciamo cardio, molto cardio, quindi molta resistenza. Abbiamo a che fare con tutti questi fattori che nella sala pesi hanno altre cose che noi non abbiamo nei corsi. Diciamo. Con questo fantastico scenario qui al centro Dune di Silvi, io torno da Marco, grazie intanto Rita, perché alle tue spalle Marco, della mia di fronte a me, ci sono altre attività all'aperto. Cosa sono? Qui lavoriamo
con uno sport di contatto, abbiamo il nostro istruttore Rolando che si occupa del Muay Thai, un'attività di contatto appunto dove c'è una buona richiesta. In questa ripartenza già abbiamo un bel po' di corsi, niente, è un lavoro appunto cardiovascolare, molto di figura, molto completo, ecco, fattibile per tutte le fasce d'età. Infatti noi partiamo dal turno kids, dai bambini fino ai 13 anni, fino ad arrivare alla persona di una certa età. Chiunque lo può fare, se ovviamente non ha particolari problematiche di natura lombosacrale soprattutto. È uno sport di difesa? Sì, assolutamente, assolutamente. Perfetto, Marco, io ti ringrazio per averci accolto qui in questa struttura, buon lavoro anche perché ne avete bisogno visto che la vostra è stata una categoria che ha sofferto tantissimo in questo lungo inverno, buon lavoro e grazie. Grazie a voi. Grazie Marco. Noi dalle dune a Silvi Marina ci siamo spostati al porto di Pescara con Pascal Moisè che è il coordinatore di Happy Fitness in porto. Qui si fa solo attività all'aperto, intanto cosa stiamo vedendo e quanto è importante ripartire in questo periodo? Ripartire è stato importante, il progetto Happy Fitness in Porto nasce appunto dalla volontà mia e di Giuseppe D'Angelo, dalla palestra Happy Fitness di Pretoro, di dare la possibilità alle persone di fare attività all'aperto e in tutta sicurezza. Questa è stata l'idea iniziale che ci ha portato alla realizzazione del progetto. Cosa fate qui al porto? Al porto facciamo attività light, un attimo spreco due parole per dire perché siamo al porto. Cercavamo un posto speciale e grazie al direttore Bruno Sartori che ha interceduto per noi con la presidenza del porto turistico abbiamo avuto il privilegio e la concessione di utilizzare questo bellissimo spazio all'aperto. Qui abbiamo deciso volutamente di fare attività che non richiedessero delle grosse abilità atletiche e nello stesso tempo permettessero alle persone di muoversi e di riprendere un po' d'aria, ascoltare musica ed essere, sentirsi nello stesso modo protetti nella discrezione che il porto turistico riserva. Tra un po' noi parleremo con Edoardo da Silva che è un vostro istruttore, c'è anche un'istruttrice che non disturbiamo che sta lavorando. Che cosa stiamo vedendo? Adesso sì, la risposta prima è adesso praticamente stiamo vedendo una lezione di Zumba, dopo vedremo Samba Fit. E ho interpellato altri miei colleghi che hanno risposto positivamente all'appello che sono Ilaria Martella, Marco De Finis e Yvette Wagner con cui all'interno del porto turistico facciamo MET che è un allenamento funzionale, aerobica low impact con Marco e Pilates con Yvette. Noi con Edoardo da Silva che intanto saluto e ringrazio parliamo di Revolution Samba Fitness perché è un marchio tuo che hai brevettato una catena di formazione per tutti quelli che vogliono entrare nel mondo del fitness e quest'anno qui al Happy Fitness in Porto per la prima volta facendo le lezioni a settimana con un palinsesto fantastico per entrare tutti quanti nel fitness dopo questo lungo periodo di zona rossa lockdown. Funziona? Ci spieghi un po' questa tua disciplina? Allora, la disciplina Revolution Samba Fit funziona, che è una lezione di aerobica con tutta musica brasiliana, latina, ok? E facciamo praticamente un'attività fisica fuori, però mirata sulla tonificazione e sul divertimento, nello stesso modo. Perché fare questa disciplina? Allora, io ti dico per fare questa lezione, così ti puoi, dopo a quella lunga giornata di stress, lo puoi veramente scaricare qui con noi e invito tutti quanti a partecipare. Allora, noi, che dici se andiamo a vedere con le tue ragazze, con il tuo gruppo, qualche passo? Vediamo? Ah, sì, andiamo. Vai, andiamo con le immagini di Diego Martelli.